continuità e un secco no a ogni norma vessatoria. È questa la linea confermata da Forza Italia in merito al futuro delle concessioni balneari. Sabato scorso la tappa fanese del Tour Marchigiano, alla presenza del senatore Maurizio Gasparri per incontrare gli imprenditori del settore, preoccupati per via di una recente sentenza del Consiglio di Stato che ha fissato per fine 2023 la scadenza delle attuali concessioni e che costringerà i comuni ad applicare la ormai arcinota direttiva Bolkestein. Quest'ultima obbligherà a rimettere a gara tutte le concessioni in essere, a discapito di chi, a detta di Forza Italia, per anni ha investito risorse per riqualificare gli impianti e ampliare la gamma dei servizi. Abbiamo organizzato questo incontro questa mattina a Fano con il senatore Gasparri per incontrare tutti gli operatori balneari e i concessionari di spiaggia di questo territorio, della provincia di Pesaro e non solo. Sulle tematiche legate alla Bolkestein, questa situazione che ormai da anni si protrae, di incertezza per quel che riguarda le concessioni demaniali eccetera, stamattina il senatore, che da sempre segue questa situazione, dirà agli operatori balneari un po' gli ultimi sviluppi e come si potrà prevedere in prospettiva, diciamo, lo sviluppo di questa tematica. 160 le imprese balneari attive nel nostro territorio, per un totale di circa 1500 addetti. L'obiettivo è soprattutto quello di preservare il lavoro, chiedendo al governo di riconfermare le attuali concessioni o quantomeno di spostarne la scadenza di qualche anno. Alla luce di una discutibile sentenza del Consiglio di Stato, noi vogliamo che una risorsa fondamentale della nostra economia trovi una garanzia di continuità e la tutela dei lavori, degli investimenti, delle attività e anche dell'occupazione che tutto ciò rappresenta. Non ci possono essere norme vessatorie che mettano in discussione la continuità e il valore delle imprese balneari, che sono fondamentali per l'economia italiana e che quindi noi tuteleremo nel dibattito parlamentare che si dovesse aprire e che stiamo seguendo nella trattativa in corso con il governo. Le imprese balneari hanno un valore fondamentale, le concessioni vanno consolidate, la continuità delle aziende deve essere garantita. Forza Italia ritiene questo strategico, soprattutto in un momento così difficile per il Paese, per garantire la prospettiva e il futuro del turismo italiano. Noi vogliamo difendere le piccole attività, il lavoro e le imprese. Purtroppo la sentenza del Consiglio di Stato grida vendetta. Noi come gruppo regionale di Forza Italia abbiamo già presentato una mozione e la discuteremo credo nel prossimo Consiglio per fare in modo che possiamo naturalmente attivarci a livello nazionale ma anche a livello europeo, perché questa è una battaglia di tutti, ma è una battaglia che stiamo portando avanti da tempo, dal 2006, quando è entrata per la prima volta la Bolkestein. Non possiamo buttare via il lavoro fatto da queste imprese a carattere familiare da anni e anni. Siamo propositivi perché adesso si è instaurato un colloquio con il governo, tra associazioni e governo, e ci aspettiamo che questa cosa ci porti ad un risultato positivo per difendere le nostre imprese.